Gare ecosostenibili, insomma, anche a Monte Motori, Carlo. motori, sì, combustione, benzina ecosostenibile, carburante ecosostenibile, che è quello che serve per la Lombardia e per tutta la pianura padana. C'è una situazione, c'è una conformazione tale qui che rende più complicato la gestione della qualità dell'aria, lo sappiamo, abbiamo preso provvedimenti in questa direzione, abbiamo dato incentivi per chi cambia l'auto e prende un'auto più ecologica e oggi abbiamo dato patrocinio a queste due auto perché rappresentano la strada dell'innovazione, sono sulla strada dell'innovazione, no? Motori ecosostenibili, ecocompatibili e anche performanti, molto performanti, vincono sempre i campionati del mondo, più di così. E spero che sia un messaggio che arrivi soprattutto ai giovani, perché bisogna sensibilizzare loro su questi temi, la qualità dell'aria e l'impatto ambientale il più basso possibile. Senta, un commento di come è andata ieri a Berlino con la Merkel. Insomma, la Merkel è rimasta impressionata da quello che ha detto Renzi. Lei cosa ne pensa? Io penso che bisogna passare dalle parole ai fatti. Dopodomani lo vedrò al Presidente e gli consegnerò il dossier Lombardia, e cioè le eccellenze della regione e anche le richieste. Ho letto che il commissario della Spending Review Cottarelli vuole recuperare 3 miliardi della sanità. Benissimo, siamo d'accordo. Noi siamo la regione eccellenza nella sanità, quindi recuperi usando il metodo Lombardia in tutte le altre regioni. Se è così va bene, se invece tagli lineari che penalizzano ancora di più una regione come la Lombardia che è l'eccellenza, dico no grazie, ci ribelleremo. Voglio vedere concretamente dalle chiacchiere che cosa Renzi riuscirà a fare. Trova i soldi, trova le risorse, bene, se no rimangono chiacchiere e io qualche dubbio che rimarranno chiacchiere, ce Senta, a proposito di sanità, il ministro Lorenzin ha detto che ci saranno 3 miliardi di risparmi grazie al tavolo del patto per la salute con le regioni. Ci saranno Sì, ha davvero. detto tante cose il ministro Lorenzin. Recuperare risorse va bene e ripeto, qui in Lombardia siamo un'eccellenza, abbiamo il costo più basso tra le regioni d'Italia della sanità, mantenendo i livelli essenziali, mantenendo prestazioni di eccellenza. Se i tagli o i recuperi sono recuperi di sprechi va benissimo, ma ripeto, se sono tagli lineari per cui le regioni virtuose sarebbero ulteriormente penalizzate, no grazie. E poi vediamo insomma che idea ha, ma tagli lineari, misure a taglia unica sono sbagliati. Noi abbiamo una situazione che ci permette di dire che se fossero applicate in tutte le regioni d'Italia i sistemi che abbiamo noi nella gestione della sanità, altro che 3 miliardi, se ne risparmierebbero 20 di miliardi. Ci vuole il coraggio politico per farlo, ce l'avrà il governo, il coraggio di imporre a certe regioni sprecone gli standard che abbiamo noi in Lombardia. Se sarà così, bene, applausi, se no ancora chiacchiere. Senta, ieri i consiglieri di minoranza, Patto Civico in particolare, hanno detto che siete più immobilisti della giunta Formigoni. Sì, va bene, ma fanno il loro mestiere, devono solo. È una reazione pavloviana, no? Io dico A, loro dicono B, io dico C, loro dicono D. I fatti sono lì a dimostrare, no? E venerdì faremo qui proprio il confronto con tutte le parti sociali, mostrando loro e dicendo loro la quantità enorme di cose che abbiamo fatte. Abbiamo fatto tante di quelle cose che non basta un libro a raccoglierle. Non pretendo che l'opposizione giudichi oggettivamente il nostro lavoro, perché è sempre così, l'opposizione fa l'opposizione, però è un'opposizione che è capace solo di criticare, proposte zero, noi invece i fatti li abbiamo fatti e sono lì a dimostrare e a smentire tutte queste critiche, che sono tutte critiche pretestuose e ideologiche, che mi danno fastidio zero proprio, inconsistente. Ieri sono scaduti i termini per la manifestazione di interessi per il dopo Expo. Si può anticipare qualcosa? Sì, si è presentata una proposta, un'offerta che è quella del Milan. Bene, ce l'aspettavamo. Oggi incontrerò il presidente del CONI Malagò per chiedergli di partecipare come CONI alla definizione delle strutture che servono, ok?
che cosa serve oltre allo stadio in quell'area, che cosa serve per Milano e per la Lombardia, io ho le mie idee, ma credo che il CONI sia l'ente che meglio di chiunque altro può dirci oggi in Lombardia, oggi a Milano, accanto allo stadio, in quella zona Expo, servirebbero queste strutture. Poi troveremo le risorse per farlo, certamente, però è una buona notizia questa, vuol dire che abbiamo visto giusto, ho visto giusto quando ho detto lì faremo, lì bisogna fare la città dello sport, e la manifestazione di interesse del Milan è la conferma che la vocazione di quell'area è questa e la destinazione di quell'area per quanto riguarda la regione sarà questa. Assaggiato il manzo pub, sono curioso, mi piace molto questo posto, ho perdonato Oscar naturalmente e mi piace molto perché ha recuperato un luogo simbolo della musica mantenendo il palcoscenico e integrando la bellezza della musica con la bontà del Made in Italy ed è una cosa che un'eccellenza, un'altra delle eccellenze. Questo era il posto Italy più bello d'Italia, giusto? E così deve rimanere. Quindi complimenti davvero ed è un buon viatico per Expo, perché quella sarà l'eccellenza delle eccellenze. E so che Italy sarà molto impegnata in Expo.